Oh, e benvenuti, bentornati, quello che è. Benvenuti in Kiwi. Bentornati in Sbam. Oggi iniziamo una nuovissima puntata con tutta la roba trash divertente che ho trovato nel mondo del web. Ok ragazzi, quindi, ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, condividere, fare tutte le cose che non fate mai, però io spero che questa volta, per una volta almeno, lo facciate. Ragazzi, mi raccomando, Mi raccomando, aspetto i vostri commenti perché io vi rispondo sempre, Lo sapete che rispondo a tutti i commenti, se andate a vedere gli altri video passati. Io rispondo a tutti, quindi commentate ragazzi, importantissimo, Oltre che ad iscrivervi ovviamente. Ragazzi, quindi iniziamo subito con questa nuovissima puntata di Svam! Iniziamo ragazzi, iniziamo allora. Oh, questo è un bellissimo tatuaggio. Ragazzi, questo è un bellissimo tatuaggio che andiamo a vedere, vediamo che fa, vediamo che tatuaggio si fa, eh. Andiamo a vedere. Ah, ecco, questo è questo è quel gioco che si fa, che tu fai il disegno da dietro e la persona deve cercare di indovinare quello che tu gli stai disegnando da sulla spalla, sulla schiena. Vediamo se questa ci azzecca, vediamo, vediamo. No. No, non è proprio uguale, Oddio, per certi versi ci può stare, ma non è lo stesso disegno. Ecco. Cioè, quello li ha disegnato dietro, diciamo, la cosa. Quella se pensa che ha disegnato Ercuore, capreccia. No, no, non è lo stesso. Non è lo stesso. Passiamo al prossimo, raga. Oh, iniziamo bene. Allora. Ah, ecco, questo, ragazzi, questo è importante. Questo è un tutorial di ciò che potrebbe succedere mentre una persona sta cucinando. È una cosa che può succedere tutti i giorni. Andiamo a vedere. Ecco, vedi, questa è, gli è data fuoco la padella e Ertegame gli ha dato fuoco, quindi teoricamente dovrebbe mettere un coperchio sopra per smorzare le fiamme, credo. Che succederà? No! Pronto ambulanza? Sì, un'ambulanza per le grandi ustioni. Ragazzi, non si mette l'acqua napa nel tegame col fuoco così, perché se no è peggio. E se no vi esce Michael Jackson che canta. Oh, porello, porello. Però io voglio vedere il dopo che succede, come sta così, so, nel reparto grandi ustioni, così, abbrustolito. Ah. Oddio, andiamo avanti, ragazzi. Vediamo il terzo e ultimo video. Andiamo a vedere. Ah, ecco questo video, ragazzi. E vedete cosa succede se trovate una pozzanghera. Ok, quindi se trovate una pozzanghera, come sorpassare, come superare una pozzanghera. Diciamo, è tipo un mini tutorial, diciamo, però
E almeno così mi hanno detto, così mi hanno detto. Io non l'ho ancora visto, eh. Allora, vediamo. Ah, ecco, vedi. Si toglie le ciabatte. Si toglie le ciabatte, certo, perché deve attraversare. Ma che c'è, stava un buco nero là sotto. Oddio. Ma che c'è, stava un buco nero là sotto. Guarda come ha fatto il salto. È caduto giù. Oddio, che ridere. Ma che c'è, ma io voglio capire che c'è stava là sotto. Ma che c'è stava. Non so fare il pisse così, oh. E c'è stava un po', c'è poteva stare solo un pozzo là sotto. Oh, e vabbè, ragazzi. Dai, ragazzi. Ah, mamma mia, mamma mia. Io c'ho altri video, però me li tengo per le prossime puntate, perché dopo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Io vorrei tanto farvene vedere un altro, ma le prossime puntate... Per i prossimi sbam ce ne sarà che ce ne sarà. Quindi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare e condividere. Fatelo ragazzi, fatelo in tanti, fatelo. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi anche di seguirmi su TikTok e su Instagram. Mi raccomando, come su Instagram Kiwir col trattino basso e TikTok Flower Cosplay. Mi raccomando ragazzi, che perché pure su TikTok pubblico certe trashate, ma certe trashate, raga, che su YouTube non ho manco il coraggio di metterle, le lascio su TikTok e lascio. Se volete andare a vedere ste cose che faccio su TikTok, Flower Cosplay. Mi raccomando ragazzi, seguitemi. Ci vediamo alla prossima puntata di SBAM!